Allora, facciamo un video vivere senza lavorare. Mi hanno chiesto alcuni di fare un video del genere, se è possibile poter fare una vita senza lavorare. Io direi, magari è possibile fare una vita senza lavorare. Sì, io dico che è possibile. Ci sono due situazioni. Allora, se sei figlio di papà, se c'hai l'articolo quinto, i danè, gli sghei, i bani, allora puoi permetterti tranquillamente di fare una vita senza lavorare. Non è vero questo perché comunque tante persone che sono piene di soldi poi diventano anche accumulatori e lavorano di più delle persone che magari non ne hanno. Quindi, però, una persona che ha una questione, diciamo, monetaria abbastanza soddisfacente può tranquillamente permettersi di poter vivere senza lavorare. È chiaro. Noi arriviamo al punto invece di dire: ma una persona normale può poter vivere senza lavorare? Vabbè, per poter vivere senza lavorare devi prima di tutto fare secondo me, un grande percorso in cui comunque vai a tagliare tantissime cose superflue che comunque noi spendiamo e quindi per poter raggiungere quel discorso lì. Se una persona nel corso della vita ha comunque lavorato abbastanza sodo per poter comunque risparmiare, per poter permettersi di avere un budget, per esempio, di potersi prendere due o tre appartamenti alle Canarie, e potrebbe vivere senza lavorare, nel senso che comunque un paio di appartamenti li può mettere in affitto e uno viverci. Certo, adesso i prezzi sono comunque fortemente aumentati per l'arrivo di molti stranieri, compagnia varia, ma fino a 4-5 anni fa, anche 6, quando con 30-40 mila euro si poteva trovare un appartamento, uno che qua aveva 100, una bella casa la vendeva, si prendeva tre appartamenti là, un paio li metteva in affitto, poteva viverci, magari, diciamo, certo, sei in una situazione in cui il riscaldamento non ce l'hai, hai molte ore di luce, magari coltivi tu qualcosina, compagnia varia, puoi vivere senza. Oppure uno che arriva magari a 50 anni, eredita una casa, due case, potrebbe fare la stessa cosa. Certo, devi andare a vivere in un posto dove il costo della vita è molto basso, come può essere magari in Albania, come può essere magari in Romania, come può essere. Romania intendo non Bucarest, perché adesso Bucarest è aumentato, io ho vissuto un anno adesso. Allora, ai tempi sì, si poteva vivere perché lì la vita costava veramente poco, oppure vivere in Portogallo, nell'Algarve, compagnia varia. Se uno ha un budget e prende un paio, due, tre case, magari lì e le affitta, può vivere. Ci bisogna avere un'entrata. Cioè, però il problema è anche che molte persone, specialmente nelle mie zone, che sono degli super accumulatori, arrivano magari a 45-50 anni, che hanno via un bel po' di soldi da potersene comprare non una di case, potersene comprare anche 5, magari hanno anche il lascito dei genitori. Il problema è che loro, avendo fatto una vita da super accumulatori, non riescono più a staccare, anzi arrivano praticamente alla pensione continuando ad accumulare, magari quando sono in pensione vanno ancora a lavorare perché hanno questa mentalità. Cioè, ragazzi, io conosco tantissima gente che ha anche delle attività in proprio, che sta bene, che lavora 70-80 anni. Ognuno fa quello che vuole nella propria vita. Il discorso è che se vuoi vivere senza lavorare e non sei ricco, che cioè non hai i tuoi genitori non ti hanno lasciato un pacco di soldi, o non hai una rendita fissa perché magari non c'hai, non lo so, una piccola pensione, una piccola entrata fissa o quello che è, vivere senza lavorare non è assolutamente facile. Perché se mi dite sì, si può anche vivere senza lavorare, uno che comunque ha messo via magari in tot anni di lavoro un determinato gruzzolo, poi può vivere senza lavorare facendo il contadino, facendo di qui, facendo di là. Sì, magari lo puoi fare, però per esempio non è il mio caso, perché se io domani faccio un'ipotesi, voglio smettere di lavorare perché ne ho la possibilità, purtroppo io non ne ho la possibilità perché personalmente sono stato nella vita una cicala. Non sono mai stato un accumulatore, quindi sono un poveraccio, però se avessi avuto questa possibilità di poter smettere di lavorare, avrei veramente smesso di lavorare. Non che smetto di lavorare per andare a fare il contadino, andare a lavorare di qua, non faccio niente,
Ok, però penso che molti della mia età hanno la possibilità, moltissimi che invece, a differenza della mia vita, hanno fatto, diciamo, le formichine, gli accumulatori, me via, me via, me via, me via. Cioè, la famosa frase che gira molto, diciamo, nelle mie zone, tramandata da persone anziane a giovani, che è quella di me via, te ama, per quanto sei vecchio, perché se no ricovero, c'è che te cura. Noi abbiamo, conosco un mare di persone che sono imballate. Il problema è che questa gente qua, piuttosto di offrirti un caffè, si fanno amputare via la mano perché sono dei tacagni, sono degli accumulatori, potrebbero tranquillamente fare una vita ormai raggiunta a certa età. Non è che questi vivono 1.000 anni oppure non hanno neanche problemi familiari, potrebbero tranquillamente farlo, ma non lo fanno perché loro sono sempre stati abituati ad accumulare e non andare mai via. Quante volte io passo la mattina e vedo gruppi di decine di pensionati, i quali potrebbero tranquillamente, al posto di camminare alle 8 di mattina nella nebbia al freddo a meno 1, essere per esempio alle Canarie, svernare giù là, prendersi un appartamento in affitto. Non lo fanno perché? Non perché hanno problemi familiari che li tengono tenuti qua. Non lo fanno perché non sono mai andati via, perché nella loro vita sono sempre stati abituati ad accumulare, a te ama, a spenne got, a fai feri, a caresto, a mues mia. Ecco, loro è questo qui. Quindi in Italia ci sarebbero tantissime persone che per fortuna, per i genitori che gli hanno lasciato degli appartamenti o perché loro hanno fatto comunque una vita di lavoro, io ho fatto ai tempi, quando avevo 20 anni, 30 anni, facevo tre, ho provato a fare tre lavori, facevo buttafuori, disegnatore, facevo di tutto, facevo. Il problema è che lo facevo per spendere, per poter viaggiare, per poter conoscere, per poter muovere, per conoscere altre realtà, altre culture, per divertirmi. Ho sempre speso, ho sempre speso. Oggi, se io tornassi indietro e avessi fatto una vita come, diciamo, tante persone della mia età, cioè una vita squallida, piatta, monotona, di accumulo, da baretto piteco, stando lì, oggi probabilmente, avessi fatto questa vita qui, avrei accumulato, avrei messo via tanto per dire domani mattina non faccio più niente. Il problema è che se l'avessi fatto non avrei avuto poi la mentalità di poterlo fare, perché se fai quella scelta lì, sono due cose che non... è come un cane che si morde la coda. Quindi bisognerebbe avere la testa, bisognerebbe avere la fortuna, ma questa non è la mia fortuna, perché purtroppo io sono un servo della gleba, non mi nascondo, però mi va bene così nella mia vita, mi sono sempre divertito, sono sempre stato poi ho un grandissimo difetto, perché questo qui è il mio grandissimo difetto, che è una cosa che io veramente poi mi dà fastidio e non la capisco. È la taccagneria. Io sono sempre stato una persona, diciamo, di cuore, se uno viene con me, bevi, prendi, taccio, cioè, sono sempre stato così. Io arrivo, se arrivo al lavoro, dico: vuoi il caffè, vuoi il caffè, vuoi il caffè, vuoi il caffè. Cioè, c'è gente che conosco da anni che piuttosto di offrirti una cosa, ciao, vedevo gente che al lavoro si portava a casa il panino della mensa. Cioè, quando io offrivo a tutti, quelli si portavano a casa il panino della mensa. Io sono sempre stato così, sono sempre stato uno di cuore, sono sempre stato abituato, diciamo, a essere generoso, e quindi, come tutte le persone, diciamo, generose, poi alla fine arrivi e te che più ne godi. Ma non me ne frega niente, non mi lamento, non sono di qua certo a lamentarmi delle mie scelte di vita. Preferisco aver fatto questo che essere stato tutta la vita nella stanzetta efebica e poi al massimo al baretto e aver visto nella propria vita la casa e il lake, quei 4 metri quadrati, fare casa lavoro per accumulare, per essere contento che poi alla fine ho messo via, ho risparmiato, ho tenuto via e tutte queste cose. Io non l'ho mai fatto, però penso, lo ripeto, che con una scelta della propria vita, rinunciando a tante cose, tornando magari in uno stile molto più stile albero degli zoccoli, come from Bergen, si potrebbe, con una vita un po' più, diciamo, rurale, un po' più attaccata ai vecchi valori,
poter tranquillamente vivere senza lavorare una volta che comunque tu hai messo via comunque un certo gruzzoletto.